Ciao. Sono Stefano Giorgi, questo è il mio atelier e dipingo qua e ho scritto tre artisti italiani, anzi proprio piemontesi, quindi se ne rimano da vicino. E sono Andrea Guerzoni, qua che vedete con quei centrini, e dietro di voi è Enrico Tealdi, che invece di Cuneo, Andrea è qua di Torino, e oggi pomeriggio viene ovviamente. E Enrico Tealdi, vabbè, è più conosciuto come nome. E poi dietro, nel retro, dove c'è poi tutto il materiale che qua ho tolto per l'occasione, c'è Max Bottino sul tavolo, più i miei lavori passano qua e là. E invece i miei lavori li trovate al piano di sotto. Bello. C'è un'altra sala come questa, dove ci sono una serie di cose recenti che ho fatto, sì, ancora da montare su un posto rigido, per cui proprio io lavoro su carta velina, su carta molto fragile, con la china, con l'inchiostro, ispirandomi all'Oriente, e comunque vedete poi sotto e poi tutti chiedete. E lo so, ma non è certo, ok, non ne porti altro con la batteria. Che bello che è qua sotto. Bellissimo il suo spazio. Bellissimo, veramente. Sì, è uno dei pochi posti che è rimasto tale quale da 1945, credo. Sì, sì, sì. Non è mai stato modificato. Anche il legno. L'ho lasciato, tutti mi dicevano no, rifai il pavimento. Non allora, io si faccio con una telecamera, un proiettore, dipingo su una sorta di lavagna luminosa speciale che ho inventato e che mi permette di fare qualunque cosa che si faccia con i colori, con la materia, eccetera, senza vedere la mano e il pennello. Quindi diventa veramente un'animazione ISO computer, ma che non c'entra niente col computer. Tutti mi chiedono, ma tu passi dal computer? No. Anzi, se passassi al computer avrei una complicazione pazzesca. Invece, cavo video, telecamera con obiettivi, con diaframma manuale, l'unica cosa, sì, perché se quando vado a buio lui spara. È chiaro. Col manuale, cioè fai qualunque cosa, certo. Diventa delle storie. La telecamera sotto. Esatto. Sì, quindi sì, gioco con dei livelli di trasparenza, di diversi livelli, chiaro, e plexiglass e cose varie. Certo. E poi la carta che avete visto sotto. Certo, però carta fragile, carta fazzoletti, carta velina, sì. Carta di riso, di base poi parto dalla e poi registri anche queste cose volendo, sì. Volendo le posso registrare, non le ho, c'è sul mio sito qualcosina di vecchio e adesso vorrei riuscire finalmente a concentrarmi e fare un video vero e proprio, una sorta di video arte, no?